Si è conclusa ieri con un pareggio con la Naune la lunga e vittoriosa galoppata della squadra giovanissimi di calcio dell'Arco 1895, che ha conquistato il primo posto nel campionato provinciale dopo un duello vinto sia in trasferta che all'andata con il Trento. La squadra, allenata da Marco Corraini, ha dimostrato grandi capacità e spessore tecnico a livello individuale, ma anche solidità di gruppo, che assieme all'appoggio della società del presidente Roberto De Laurentiis l'hanno accompagnata per tutto il campionato. A conclusione della partita, la Federazione Provinciale Gioco Calcio ha premiato la squadra con le medaglie individuali e l'immancabile Coppa. Ecco, siamo con Pierluigi Dusatti, responsabile del settore giovanile. Allora Pierluigi, una bella soddisfazione vedere questa squadra di giovanissimi vincere il campionato. Qual è il tuo giudizio? Vabbè, una buona squadra, un buon gruppo, un gruppo che l'allenatore si gestisce da 5 anni, di conseguenza ha fatto un bel ciclo con questi ragazzi e ha costruito, e adesso ha trovato i frutti del lavoro che lui ha fatto nei 5 anni. Un grande merito all'allenatore, poi è chiaro che anche la società ci ha messo del suo, inserendo giocatori di qualità presi da altre società sportive, e adesso abbiamo il risultato e siamo contentissimi come US Arco del risultato, di poter andare ancora fuori regione a portare il nostro nome di Arco e della società US di Arco a rappresentare le fasi finali. Ecco, diamo i nomi allora all'allenatore, mi pare che si chiami Marco Corraini. Marco Corraini col collaboratore? Beh, il collaboratore, abbiamo gli accompagnatori, abbiamo vari collaboratori, Genti che è il suo secondo, il suo aiuto. Cominelli anche forse? Claudio Cominelli che è un collaboratore mio e come responsabile del settore giovanile, perché abbiamo tantissimi ragazzi partendo dai pulcini arrivando agli allievi e serve gente che aiuta, gente competente, e Claudio Cominelli è una di queste persone. Quando è che potete dire che avete capito che si poteva vincere il campionato? C'è stato un momento particolare? Sinceramente con l'allenatore ne abbiamo parlato dall'anno scorso, perché questo è il secondo anno che fanno i giovanissimi. Già l'anno scorso si erano qualificati al terzo posto avendo un anno più giovane degli altri, e allora sapevamo di avere un buon gruppo. Poi sono arrivati 3-4 rinforzi da altre società e questo è andato una grossa mano di qualità, insomma. Allora presidente, soddisfatto di questa vittoria dei giovanissimi, fa ben sperare per il futuro? Beh, insomma, speriamo proprio di sì, anche perché sono le nostre forze di domani, insomma, quindi meglio che comincino adesso. Bella squadra, un bel gruppo e un buon allenatore, speriamo che quella cosa continui così, insomma, li aspettiamo in prima squadra fra qualche anno. Ecco, un aspetto che mi ha colpito, presidente, avendo parlato prima con le mamme, è che loro insistono molto sull'aspetto formativo educativo, no? E quindi penso che si rientri un po' nella sua filosofia di presidente dell'Arco. Questo è anche vero, però è anche vero che la prima educazione parte dalla famiglia, noi possiamo solo dare un contributo in più, non siamo certo sostitutivi. Vero che finché le mamme seguono e finché fanno solo il ruolo di mamma e non intervengono tecnicamente, le cose funzionano perfettamente bene. Allora, siamo col capitano Diego Denardi. Perfetto, allora dimmi, dai qualcosa alla fine di questo campionato. Beh, intanto com'è finita questa partita? In pareggio. Pareggio, però vabbè. Dai, potevamo vincere. Ma sì, vabbè, ma l'importante è aver vinto il campionato. Ecco, che mi dici, quando è che hai pensato che veramente questa volta era l'anno che si poteva vincere? Ah, già dalle prime partite pensavo che eravamo più forti, cioè eravamo sopra quindi, gli altri. C'era già la consapevolezza di essere forti. Sì, sì. Ecco, e qual è la squadra che vi ha dato più filo da torcere? Beh, il Trento, secondo me, dopo di noi è la squadra più preparata. Ecco, come sono andati gli scontri diretti col Trento? All'andata abbiamo vinto 1-0 all'ultimo secondo e al ritorno anche, ha fatto gol. E quindi avete sempre vinto. Senti, sì. E c'è da ringraziare qualcuno in modo particolare? Sì, vabbè, il pubblico che è stato il 12° uomo in campo, cioè i nostri tifosi, e poi il mister che almeno a me da 5-6 anni che mi ha preso e quindi ci ha insegnato tutto lui, diciamo. Ah, quindi il mister veramente è una persona che ti ha contribuito a farti crescere, sì, sì. Non solo calcisticamente ma anche umanamente, sì, no? E così pensi. Bellissimo rapporto. Benissimo, il tuo futuro qual è adesso? Vabbè, spero di andare avanti a giocare a calcio. Sì, anche perché diciamo un segreto, tu sei nipote del famoso Aldo Ischi, al Volp, quello sì. che famoso per quando giocava nell'Olivo, no? Uh-huh. E poi parente anche
dell'Ischia Carlos, quello che giocava con Maradona, tu non l'ha conosciuto, ma comunque vedi che quindi nel tuo sangue c'è un bel po' di qualcosa di calcio, no? Sicuramente dal nonno. Quindi il tuo futuro, allora, pensi di farlo ancora qui ad Arco o pensi di andare da qualche altra intanto parte? Sto qua, poi vedremo. Poi vediamo. Non ci penso, diciamo. Una bella soddisfazione per te aver vinto questo campionato e per i tuoi giocatori. Cosa dici a commento di questa vittoria? Vabbè, è stato un anno fantastico, dove siamo partiti in 22, siamo finiti in 22. 22 giocatori di qualità, grazie a una società dove aiuta questi giovani a crescere. E devo ringraziare anche le società limitrofe qua intorno, dove ci aiutano dandoci... Quindi non ragazzi, è solo merito dei giocatori, ma di veramente di una società che vi segue, che punta sui ragazzi, dove finalmente qui ormai siamo alla festa, dove i ragazzi si impegnano dal primo all'ultimo e veramente è stato un anno fantastico, dove i ragazzi di qualità si impegnano. E ecco, il segreto di questa squadra, cosa puoi dire? Io penso che il segreto sia un quieto vivere della società, dove non dà pressioni, dove l'unica pressione che dà è giocare il meglio che si può e dare tutto. Vuole che si giochi a calcio, non gliene frega niente il risultato e diciamo che alla fine paga sempre il gioco. Ecco, allora vedete che sto incontrando la signora Nicoletta Berardinelli, definita la mamma ultra della squadra giovanissimi dell'Arco, che stanno preparando la festicciola appunto di fine campionato con la vittoria, come abbiamo già detto. Ma lei segue sempre i ragazzi? Sempre, sono 19 anni che seguo i miei due figli nell'Arco. Fa piacere vedere tutte queste mamme. Dopo ci sono che... di fuori, siamo un gruppo di ecco. genitori che veramente abbiamo creato un bel gruppo affiatato. Una simbiosi affiatata per i nostri ragazzi, perché comunque crediamo che la forza del gruppo fa la differenza. Ecco, ma un aspetto curioso, ho sentito che voi quando arrivano le squadre ospiti preparate da mangiare anche per le squadre ospiti. Ovvio, ovvio. Quindi create veramente un... Ovvio, perché crediamo fermamente... Nell'amicizia, fra squadre anche... No, non è l'amicizia, nell'educazione. Ecco, noi una cosa che vogliamo tenete. Trasmettere ai nostri figli è che si può tifare in maniera educata senza proporre dialettiche volgari, senza infondere quindi, cattiveria. Cioè noi siamo alla buona, siamo gli ultra di noi altri.